Milano Non Profit nasce per i cittadini, perché attraverso il racconto e le parole di chi come professione ha scelto quella del dono e quindi del fundraising, vogliamo dimostrarvi, proprio perché in parte già lo fate, quanto ognuno di voi, anzi ognuno di noi, può essere protagonista del cambiamento sociale. E oggi abbiamo ospiti qui con noi una donna che del dono ha fatto la sua professione, una professione che è anche una missione. Sono molto contenta di potervela presentare davvero bene, in realtà già la conoscete, ma oggi andremo a conoscerla ancora meglio. Lei è Giulia Barbieri di Non Profit Factory, perché Milano News ha trovato in lei e nelle sue colleghe di Non Profit Factory un partner con cui davvero condividere i valori della comunicazione sociale e le buone pratiche dell'innovazione. Diciamo la verità, l'ho dovuta costringere per fare questa intervista, perché Giulia Barbieri di Non Profit Factory è abituata a chiedere donazioni, a chiedere risorse per il suo lavoro, ma non è abituata ad apparire, proprio perché questa sua caratteristica, una sorta di umiltà davvero interessante, davvero veramente umana, che vorrei che trasparisse, perché secondo noi di Milano Non Profit e di Milano News, che da anni intercettiamo persone che banalmente vengono definite di buona volontà, ma in realtà sarebbe una espressione da ricominciare a usare fuori di retorica, abbiamo intercettato queste persone che davvero fanno il cambiamento. Giulia è una di loro, per noi è preziosa sia la sua conoscenza personale, sia il suo apporto professionale, la collaborazione con Non Profit Factory, quindi l'ho costretta a raccontarsi, un racconto che sono sicuro sarà molto utile. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao Elena, grazie. Ora dopo questa presentazione sarà ancora più difficile, però grazie. Quindi ti ho messo proprio a tuo agio. Assolutamente. Quindi raccontaci un po' perché hai deciso di fare questo lavoro, che lo diciamo sempre, anche un po' una missione, è un lavoro particolarmente complesso. Cioè, insomma, chi te l'ha fatto fare? Domanda, bella domanda. E ho deciso di fare la fundraiser nel 2008, quando stavo concludendo 5 anni di scienze politiche e mi trovavo a Londra. Facevo un tirocinio in una ONG che si occupa di diritti umani e lì ho scoperto il fundraising e la professione del fundraiser. E ho scoperto che questa professione poi metteva d'accordo la mia anima sognatrice e la mia anima pragmatica. E perché? Perché attivare il dono, le donazioni mi permette di aiutare le organizzazioni non profit a realizzare dei progetti, delle attività, delle iniziative che hanno un impatto sociale, culturale, ambientale, in ogni caso positivo, generativo sulla comunità, che per me comunità intendo la comunità umana, quindi in senso anche molto ampio, oltre insomma, i confini. È anche un lavoro che mi permette, quindi con le donazioni però, di coinvolgere persone e contribuire a renderle felici, perché le neuroscienze ci dimostrano che donare rende felici. E così la mia anima sognatrice ha trovato la sua dimensione. La mia anima pragmatica l'ha trovata facendo in quegli anni già, quindi
nel 2008 delle ricerche in internet e vedevo che effettivamente la professione di fundraiser era ricercata e quindi ho deciso di specializzarmi in questa professione ed effettivamente poi oggi i dati ci confermano questo trend. È proprio recente il report di Job for Good che ha evidenziato come nel 2022 la professione di fundraiser sia la più ricercata nelle organizzazioni non profit. Dal 19 ottobre al 22 ottobre 2023 si è svolto un grande evento importante nazionale per tutto il terzo settore o non profit, un evento per i fundraiser ma non solo, quindi per tutto il settore sociale appunto, in cui sono stati anche conferiti alcuni premi. Uno di questi premi l'ha vinto proprio la nostra Giulia, il premio alla capacity building. Ora Giulia, che cosa vuol dire? Capacity building intendo, non il premio. Allora Elena, innanzitutto permettimi di iniziare con un ringraziamento, perché aver ricevuto questo premio, gli Assif Prize categoria capacity building, mi ha veramente emozionata, commossa e riempita di gioia e di soddisfazione. Ringrazio Assif per aver creato questi premi che con le loro categorie a 360 gradi riconoscono e valorizzano la professione di fundraiser. Ringrazio ovviamente i soci Assif che hanno votato e quindi hanno scelto di assegnarmi il prize per il capacity building. Importante poi ovviamente per me è il grazie a chi ha creduto in me, a chi mi ha sostenuto in questi anni, in primis i miei genitori, i miei colleghi, colleghe, amici e amiche, perché poi si scopre che facendo questo lavoro poi i colleghi diventano anche amici ed è una cosa meravigliosa. È una professione impegnativa quella del fundraiser, quindi è importante avere a fianco persone di valore che ti sostengano e io mi reputo molto molto fortunata, quindi ringrazio in particolare le donne della mia vita e lo dedico all'unica persona a cui l'avrei voluto dire e non l'ho potuto dire, mia madre. Ma dopo questo momento che, insomma, scusami se mi sono presa questi secondi, però evidentemente ci tenevo e mi sembrava importante. E che cos'è il capacity building? Quindi innanzitutto il capacity building, non la capacity building, sì, ok? Sì. Come si potrebbe tradurre in italiano? Allora, è la capacitazione, tradotto letteralmente, la capacitazione organizzativa, ma poi le traduzioni letterali non riescono mai a rendere bene quelle che sono in realtà un insieme di attività che l'organizzazione intraprende per una sua crescita a 360 gradi. Quindi vediamo l'organizzazione come un organismo vivente che per proiettarsi nel futuro, per crescere, ha bisogno di una serie di attività che le permettano di svilupparsi da un punto di vista operativo, manageriale, strategico, delle risorse umane. Perché mi sono occupata in questi anni di capacity building? Perché è stato inevitabile, perché io con il mio lavoro di fundraiser
mi sono specializzata nello strutturare il settore fundraising all'interno delle organizzazioni non profit, ma per strutturare il settore fundraising ho capito che era indispensabile il capacity building dell'organizzazione, perché il fundraising si inserisce nell'ecosistema, nell'organismo dell'organizzazione, e affinché tutto l'organismo funzioni e quindi anche il fundraising funzioni, c'è bisogno di una fondamentale, di una importante integrazione. E questo vale sia per le piccole che per le grandi organizzazioni, questo vale, giusto? Assolutamente, questo vale per tutte le organizzazioni non profit. Io mi sono occupata sia di strutturare il settore fundraising in organizzazioni più piccole che in organizzazioni più grandi, però è un processo che poi ovviamente trova la sua dimensione, anche la sua necessità di investimento a seconda dell'organizzazione. Senti, tu prima hai ringraziato le donne della tua vita per il premio appunto al capacity building e hai ringraziato anche i colleghi e le colleghe, soprattutto perché dicevi questo lavoro non si può fare da soli, no? E hai anche ricreato un non profit factory proprio anche con questo spirito. Ricordaci che cosa fate e quale impatto, si parla sempre di impatto sociale, che di fatto è l'utilità che tu vedi nel lavoro che fai. Se ci vuoi fare qualche esempio, qualche cosa che in questi anni di lavoro con Non Profit Factory hai trovato particolarmente soddisfacente, che ha un po' soddisfatto la tua parte pragmatica ma anche quella sognatrice. Sì, allora Non Profit Factory nasce nel 2013, 10 anni fa, da il desiderio mio e di Veronica Manna di appunto creare a livello territoriale, all'epoca eravamo entrambe in Umbria, una realtà che a partire dalle nostre esperienze professionali e personali potesse supportare le organizzazioni non profit del territorio. Poi negli anni siamo cresciute come Pink Team e anche come intervento di presenza sul territorio. Fate 10 anni, giusto? Esatto, compiamo 10 anni, poi ecco Veronica è rimasta in Umbria, poi siamo un Pink Team che copriamo il centro nord Italia e io adesso sono prevalentemente a Milano. Sono stati 10 anni di crescita in cui siamo cresciute noi insieme come professioniste e in cui abbiamo visto crescere le organizzazioni non profit e in cui anche come Non Profit Factory abbiamo iniziato a fare delle iniziative proprio anche per sostenere direttamente l'empowerment femminile, quindi coinvolgendo le organizzazioni o aziende con cui collaboravamo. E una di queste iniziative in particolare è stato Intrecci Sostenibili, che è un'iniziativa che abbiamo lanciato lo scorso anno e metteva proprio insieme, ci metteva insieme ad altre professioniste, in questo caso delle artigiane, e tramite l'acquisto, quindi tutte donne, tramite l'acquisto di prodotti artigianali, di Maki Bags, Vagamè, quindi abbigliamento, accessori, abbiamo sostenuto poi un'associazione che si chiama Ciao e si occupa di donne con bambini che scontano la pena fuori dal carcere. Quindi questo è stato un po' anche un'iniziativa che è stato un po' un punto di arrivo e di rinizio in questi 10 anni. Il nostro approccio, il mio approccio nel fare il lavoro di fundraiser è stato in questi anni sempre quello di mettere al centro visione e realismo.
Perché ovviamente è importante la strategia, sapere dove si vuole arrivare, ma anche poi la concretezza degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Un aspetto che ritengo poi importantissimo è il coinvolgimento, questo anche riprendendo, no, il tema del capacity building, perché tutta l'organizzazione deve essere coinvolta, ciascuno deve essere consapevole del proprio ruolo e deve fare la propria parte, ovviamente in primis la cosiddetta governance, i direttivi che si devono assumere una responsabilità rispetto al fundraising, ma poi ciascun membro dell'organizzazione. E, altre due parole che mi vengono in mente, insomma, per concludere, che credo rappresentino un po' il mio lavoro, il nostro lavoro, quella che è un po' poi la nostra ricetta, sono la costanza e la gradualità. Ecco, questi sono due aspetti importanti che tengono conto sempre dell'inserirsi nelle organizzazioni con una modalità di ascolto e poi di analisi, di conoscenza, di rispetto della storia e poi dei bisogni dell'organizzazione, quindi senza, diciamo, no, fare degli sforzi eccessivi all'organizzazione, ma degli investimenti invece adeguati ai loro obiettivi. Quindi sano realismo, quotidiano pragmatismo. E quindi perché facciamo questa trasmissione in cui si parla, no? Stai parlando, quindi dice cosa serve, quella promessa, e questa la lascio a te in chiusura, che stiamo dando a chi ci ascolta, a chi ci vuole condividere, a chi vuole essere un cittadino attivo. La sfida di Milano Non Profit che abbiamo condiviso come Non Profit Factory con Milano All News, di cui sono particolarmente orgogliosa, è proprio quella di raccontare il non profit, il fundraising a tutti i cittadini, e facendo capire che fa parte della nostra vita. Il dono e il lavoro, i progetti delle organizzazioni non profit impattano sulle vite di ciascuno di noi, e quindi per questo è importante conoscerle e sostenerle. Grazie mille Giulia, grazie a tutti voi che ci seguite, e se volete condividere i nostri contenuti, che speriamo siano anche i vostri, ci trovate sempre sul sito di Milano News e sui social di Milano News e di Non Profit Factory. Quindi grazie Giulia ancora, e grazie a prestissimo. A voi, grazie a te.